Amici di OneTV, ci siamo. Presentazione, nuova stagione teatrale Giuditta Pasta di Saronno. Siamo tornati finalmente a Saronno ed ecco che è qui con me il direttore artistico Andrea Chiodi, bentornato. Grazie, è sempre un piacere. Immaginazioni, allora, il titolo di questa nuova stagione, perché? Perché ho voluto immaginare il gioco di parole, che non è solo un'immaginazione quella che viene a teatro, ma sono più immaginazioni, sono quelle degli artisti sul palcoscenico e sono quelle degli artisti in sala che si incontrano e insieme possono rivedere, riimmaginare proprio dei grandi testi e dei grandi autori. E infatti sarà una stagione in cui tutti gli artisti ci fanno una proposta della loro immaginazione e il pubblico ascolterà queste proposte e a sua volta rimmaginerà. Quindi grandi autori e grandi attori anche della tradizione del nostro teatro italiano. Una stagione pensata per chi e perché? Una stagione pensata sempre per tutti. Io ho desiderato molto portare la prosa durante la settimana, cioè al giovedì sera, perché desideravo che i ragazzi delle scuole superiori potessero scegliere il Giuditta Pasta al posto di altri teatri milanesi per vedere la prosa. E questa è stata la sfida dell'anno scorso, che per me era la prima volta qui e che è andata molto bene, e quindi continuiamo così con l'idea di proporre degli spettacoli che possano far riflettere, divertire, allo stesso tempo possano entrare a far parte del programma anche scolastico dei ragazzi, siano veramente un'occasione per riflettere. Io penso che laddove il teatro è un momento anche di riflessione, allora è il servizio vero che il teatro di una città fa. Quindi gli spettacoli sono per tutti, infatti le proposte sono molto varie: la prosa, lo show, la musica, la prosa più contemporanea, la sperimentazione, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Saronno è sempre stata una piazza abbastanza tosta, chiamiamola così. Come si porta la gente a teatro? Tu che poi fai anche spettacoli, comunque produzioni. Certo, ma io credo che se la si porti con la grande onestà di fare delle proposte che prima di tutto interessano a me e mi interessa raccontarle e condividerle, quindi condividendo un percorso, facendo anche degli incontri prima degli spettacoli, aprendo il teatro sempre di più alla città e andando col teatro in altri luoghi, perché io in questo anno ho iniziato a conoscere la città, a conoscere le associazioni del territorio, e questo credo sia fondamentale, sia il lavoro obbligatorio che il teatro di una città deve fare. Allora, noi ci lasciamo le nostre immaginazioni, ci guardiamo naturalmente la conferenza, si comincia a settembre come sempre. Si comincia a fine settembre con gli show, come da tradizione, so da tanti anni a Saronno c'erano i Legnanesi, per cui iniziamo divertendoci, e poi partirà la stagione di prosa a ottobre, subito mi sento di dire col botto, nel senso che arriva uno dei grandi maestri della regia italiani come Antonio Latella con Sonia Bergamasco, ma con un testo molto importante, molto classico, un pezzo di storia del teatro italiano e non solo italiano, che era Locandiera, e da lì tanti altri artisti. Bene, eccoci qui allora. Le immaginazioni del Giuditta Pasta di Saronno, quindi buona stagione. Grazie e vi aspetto a teatro.